Papà. Papà. Forza, andiamo. Non c'è più tempo. Dobbiamo preparare tutto. Presto la mamma sarà a casa. Andiamo. Nicky, cosa... Welcome to back, ragazzi, bentornati e bentornati qui di nuovo su Marvel. Allora, ragazzi, stiamo riprendendo da dove ci eravamo lasciati, quindi diamo qui una piccola controllata per riuscire a capire cosa sta succedendo. Allora, praticamente ci siamo svegliati nella base dei Nova Corps, per quello che sto vedendo. Allora, diamo una piccola birciatina. Sembra un episodio assurdo di ai confini della realtà. Non siete là dentro. Vero? Quindi, oh, questa che ci fa la nostra... Odio averla tolta. La nostra giacca. Vabbè, comunque, dai. Non perdiamo tempo. Allora, noi dobbiamo andare, non posso fare niente. Quindi posso solo dare una piccola controllata qui nelle stanze. Vediamo se c'è qualcosa di importante, qualcosa che ci fa capire qualcosa. Erano anni che non ne vedevo uno. Dove si trova un cappello così? Ah, un cappello. E quindi? Faneo? Ok, cosa abbiamo qua sopra? Ah, la nostra bambolina. Sì. Neanch'io so che sta succedendo. Ok, dai. Abbiamo capito che non c'è niente di importante, niente di che. Vediamo cosa ha da dirci Nikki. Allora, abbiamo scoperto che Nikki è la matriarca. Voglio che sia tutto perfetto. Comunque. Il compleanno. E oggi. L'hai scordato ancora. Papà. Sta al gioco. Papà. Non ce l'ho, non me lo so. No, no, no. Certo che no, ma non ricordo. Mi sono addormentato. Bene. Beh, mi aiuti a sistemare come abbiamo detto? C'è da sistemare l'olo proiettore. E poi c'è la torta e il regalo che le abbiamo preso. Voglio che sia tutto perfetto prima che torni. Oh, ok. Allora, praticamente noi dobbiamo sistemare sto olio proiettore. Wow. Ma è pazzesca. L'hai fatta tu? No, l'ho ordinata sul pianeta dei dolci. Oh, esiste il pianeta? No, l'ho fatta io. Ok, mancano solo il regalo e il proiettore. Comunque, ragazzi, volevo dire che abbiamo scoperto la matriarca. Cioè, è proprio lei, Nikki. Il proiettore? Che poi lei che c'entra con loro, con questa setta? E poi perché è la matriarca, soprattutto? Ma direi soltanto che lo scopriremo andando avanti. Allora, quindi penso che dobbiamo andare di qua, no? No. Chi c'è? Che c'è? Ho avuto una di queste. Perché una medaglia? La meritava. Era quella. Allora, nemmeno di qua. Nikki. Tinaki, che dobbiamo fare? Non dimenticare il regalo. Il regalo dov'è? Scusa. Buon compleanno. Con amore, Nikki e Peter. Dovevamo prendere il regalo. Lo ricordo. L'hai trovato? Sì. Ok, mettilo con gli altri. Sì, il regalo. Mettilo sul tavolo. Un regalo di compleanno. Che l'hai preso? Abbiamo. Su Nowhere. Sai quel viale degli artisti e il quadro che le piaceva tanto? Di Krilar. Oh. Giusto. Sì. Nient'altro? Non credo. Come ti sembra? Pazzesco. Tua madre lo adorerà. Grazie, papà. Ti voglio bene. Wow. Ok, io... Nikki, perché la porta è chiusa? È la mamma. Farò in modo che sia tutto perfetto. Pensa alla porta. Sorpresa! Peter! Che cosa state... No! Oh. Non crederle, Peter. È un'illusione. L'hanno ingannata.
Ah. Non doveva venire qui. Ciò che ha visto. Non so come, ma noi tre siamo collegati. E quella cosa la possiede ora, ma possiamo ancora salvarla. Deve accettare la mia morte. Non ha scelta. Ma come? Mostrale come fare. Libera mia figlia. Salvala. Ti prego. Bambina. Portate via la matriarca, subito! Ah, ecco cosa è successo. Quel mostro che avevamo liberato. Rifiutando la promessa, avete dato dimostrazione di essere indegni. E dovrete essere distrutti. Ah, tu dici? Fatto! Sbagliato! Che cosa c'è? Stupidi trucchi mentali! Adesso oh, che sta succedendo? Non si vede niente. Brava Gamora. Allora. Bravissimo Rocket. Dovremmo passare alle maniere forti. Usiamo il gelo. Vedete anche voi quella luce? Fermalo. È una favola. Adesso attacca Gamora. Aspetta, Gamora. Scriva questo. Bellissimo. Ai. Questo sì che fa male. Vai Rocket. Bravissimo. Che sta facendo? Ehi, è la Madonna. Oh. In un colpo ci ha spazzate a tutti. Ehi, nonno. Credi che abbiamo paura di tuoi scagnozzi? Non devono lasciare la stanza. Ma apposta quelli volano. Cosa mi dice che conviene uccidere prima loro? Dobbiamo curare i suoi! Motivo in più per ucciderli per primi! Perché dovrebbero attaccarci? Ragazzi, tutti qui! Dobbiamo ribaltare la situazione! In fretta! Sì? E come facciamo? Quelle merdine hanno il pieno controllo del campo di battaglia! Cioè, li hai guardati bene? Un grande squalo che spacca le cappe delle merdine, non perdiamo la concentrazione, sarà ancora di più. Non è niente male, ragazzi, anzi, è proprio magnifica. Il modo in cui li avete fatti a pezzi, separandoli per darci modo di riempirli di buchi, chi sta eseguendo? Non noi, questo è certo. E poi... Dovete restare concentrati. Occhi aperti e piantiamo le stelle. Chi è qui? Era fuori di là, sono qui! Perché sono dei bastardi indottrinati! Attenzione, sta curando i compagni! E per questo soffrirà! Sta fessendo un incantesimo! Motivo in più per ucciderlo per primo! Alla Julienne! Questa non te l'aspetti! Un... Prete sta soffando tutti i minitronati, serve solo l'occasione! Forma letale del mondo! Che razza di chiesa assume il mutatore! Tutto questo è ingiustificato! Forse dovremmo parlare!
meritano un premio per i costumi più inquietanti! Vedono forse di spaventarsi! Oh, per te, bestione! Vai, perché non l'aiuta? So che sono buffi, ma questo non quindi anche lei ha dei limiti! Tutti su faccia piatta! Sta curando gli amici! Beh, non è giusto! Ruth, fermali! Ricominciamo da capo, ok? Sono qui per questo! Attacchiamo senza sosta! Bello! Ma che non ci resta molto! Qualcuno schiacci quella mosca! Fatali! Giusto! Potenzia tutti tranne noi! Occhio! Quello dell'Inter sta curando gli alleati! Beh, chiedi gli occupati, Cruz! Usa della stessa tecnologia di Ringer! Ok! Qui siamo per la fuggi dalla sala dell'udienza. Mi serviva più tempo con quel drone! Ora ci tocca andare alla cieca sperando di trovare un centro di comando per chiamare la Milano. Ce la faremo. Qualcuno vede un'uscita? Attenzione! Io vedo un'uscita. Ma che gentile! Amora! Aspetta! Dobbiamo addentrarci nella nave! No! Siamo troppo esposti! Non è il massimo affrontare qui l'intera chiesa! Da, non mi dire! Se non troviamo una nave, siamo fregati! Non hai alcuna speranza! Dove è andato il grande unificatore? Un problema alla volta, Drax! Via, via, via! Io sto correndo! Quando mi sono arruolato, non hai parlato di cosa? Arrasso! Saltate! Va bene, proprio no. Ci serve un'uscita. Ce ne sono. Allora creiamola. Ma non si può uscire. Qui, usa la testa. Sto pensando. Quello che hai attaccato alla testa. Ok. Drax, colpisci questo punto della parete. Perché? Perché stiamo per morire. Giusto, sì. Riconoscerei ovunque questo profumo. Forza, possiamo passare da quello scarico! Sei pazza? Il refrigerante dell'iperguida è tossico e assolutamente fuori questione! Non possiamo fermarci! Sarò ancora più chiaro! Laggiù è morte immediata! Ma che... Drax, bello! Tutto ok? Sì! Ok, potrebbe non essere refrigerante. Non abbiamo niente qua, no? Vabbè, dai, direi di andare avanti. Punge! Will, tua figlia ha cercato di ucciderci, parliamone. Raker le ha fatto qualcosa, è opera... Zitti! Arrivati al vecchio settore minerario. No, il grande unificatore ha inviato i droni Lictor ai livelli inferiori. Gli eretici sarebbero stati disintegrati. Bastardi! Quindi la dobbiamo fare stealth sta cosa? Sì, forse. Ma se ci siamo persi non riusciranno a trovarci. Siamo fregati. Ci siamo persi e siamo fregati. Ok. Solo orientarmi. Non sono mai stato su una nave così grande. Segui l'istinto, piccoletto. Piccoletto.
Ma comunque è meglio di Abominio. Sei una cosetta buffa. Qua non penso di dover andare qua, vero? Sì. E là sicuramente. Come sono? E quindi? Tu straparli, Ciccio. Sì, niente, solo per spostarla loro. Qua cosa abbiamo? Niente. Allora, solo per prendere i componenti serviva. Cosa stanno facendo? Ci impediscono di avanzare. Quante porte. Sai come uscire da qui, vero? Lo saprei se mi aveste dato più tempo con quel drone. Deve essere per forza una di quelle porte. Quali? Beh, di sicuro non quella da cui siamo arrivati. Mi prendi in giro? Ok, ci pensiamo noi. Vediamo un attimo. Allora, quello lo può fare Gamora. Idem là. Guardate, quegli idioti non ci vedono. Allora, parliamo con Rocket. Ragazzi, vi ho mai detto che adoro gli attacchi a sorpresa? Ti ho mai detto quanto mi terrorizzi? Ora non abbiamo tempo per questi gonfi. Prima ce ne andremo, prima salveremo lì. Bello. Noi non l'abbandoniamo. Qui, guarda quelle porte. Ricevuto. I tuoi sforzi sono vani. Sembra un posto importante, vero? Deve esserci qualcosa nelle vicinanze. È la nave di Rager. Quindi, ok. E adesso? Crociamo le dita e scendiamo. Non abbiamo tempo per questo. Non abbiamo tempo nemmeno per la vita. Bello Rocket. Ostacolano la promessa. Non troveranno la pace. Drax, quello che dici non ha senso. Lancia, Drax. Serve un po' di tregua, Gru. Perfetta per me. Drax, Drax. Perisci. Codardi. Una nave piena di codardi. Questo sembra proprio il solito Drax. L'altro spitato in meno. Ha un mostro di attacco, Rocket. Mi tocca sottolineare che è quello che cercavo di fare con il dannato drone. Spacca di Drax. Proviamo questa. Attento, dentro potrebbero esserci altri di quei pazzi. Infatti. E adesso vieni qui. Non possiamo permetterti di avere la meglio. Facciamo fuori questi tizi e proviamo una volta. Allora non c'è niente qua. Andiamo. Okay. Per caso è una di quelle esperienze spirituali. Spero di no. Ma per tentativi! Per ora sono tutti falliti! Via, via, via! Bravo! Tutti qui! State indietro! La punta abilità lo usiamo e sbloccheremo. Vediamo come l'avevamo combinato. Allora, Drax ne ho sbloccati due. Gamora anche. Ce ne vogliono 3 vero punti abilità, quindi non posso fare niente. Va bene. Allora, devo andare a qua. Merda, è un vicolo cieco, e ora? Lassù, useremo quella passerella. Se riusciamo a passare di là. Razzo, abbiamo altri problemi. Riecco il drone. Quindi, portaci alla passerella o finiremo super arrostiti. Peter, dimmi chi hai qualche idea. Drax, spingilo e ci farà da ponte. Sì. No, 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 dall'altra parte. Ma che cacchio? Drax! No, brava, l'hai detto, ho fatto. Era la nostra. Non importa, c'è un'altra uscita, andiamo. Qui
Will, quel coso vuole proprio farti a pezzi. Peccato, sono un pezzo unico. Continuiamo a muoverci. Dai, Gamora. Ho un brutto presentimento. Oh, è una specie di stanza delle torture. Sembrano sereni. Ehi, tutto ok? Sembra di essere di nuovo a mezzo mondo. Ad alcune cavi hanno fatto cose come questa. Gli scienziati Kree dicevano che erano i prescelti e loro gli hanno creduto. Anche in punto di morte. Tu no, però. Io ero uno di quelli svegli. Io e... non riesco a guardarli. Portiamo le chiappe fuori da qui. Che poi cosa fanno con questa energia? Cosa vorrebbero fare, boh? Ne ho abbastanza di questi incubo. Dimmi che il centro di comando è vicino. Avrei avuto tutte le risposte se non aveste incasinato il piano. È un no, quindi. Le navi così grandi hanno più centri di comando. Ne troveremo uno. Spero. Voi bastate, meritate un proiettile per ogni persona trasformata in batteria. Che significa da pareti? Ne ho un sacco. L'ombra ci avvolge. Demoni dal fuoco siderale. Sì, prendi quelle ombre. Grazie, lancia. Vai. Ma dobbiamo uscire e riunirci! Avanti, Lepre! Aspetta! Ci adorneremo con i vostri organi! No! Mi sparerà contro una pioggia di morte da qui! In guardia! Mai. Tornate nell'ombra, empi demoni! Sì, prendi quelle! Ombre! Non ti segnerei un aiuto! Ma non posso! Gamora, aspettami! Tagliamo corto! Groot vuole spremere la fionda in questo castello! Per vedere come reagiscono! Ah, bella, l'energia mi serviva. Ma dov'è che spara? Questo orrore non deve diffondersi. Loro crescono, io li faccio a pezzi. Occhi sull'obiettivo, Peter. Oh. Ah, niente male. Adesso vediamo dove siamo. Vediamo se c'è qualcosa, no? Se dovessero mandare altre truppe, saremmo in trappola. Ho appena avuto un'idea. Lamentiamoci ancora, così ci sentono meglio. Rocket, fa la tua magia. Sì, sì, lasciate che faccia io. Deve essere il ripetitore, la nostra via di fuga. Quindi, quanto credi che ci vorrà? Mi servirà il tuo aiuto. Certo. Ok. Va bene, sta fermo qui. Ok. Perfetto. Oh. Perché fingiamo di non aver visto quello che è successo nella camera cerimoniale? Perché la promessa è una subdola menzogna. Come puoi esserne certa? Perché avrei voluto crederci, ma sapevo che al mio risveglio... Tutto sparito. Che cosa hai visto? Io... sono Groot.
visto mia madre. Viva. Ma ho visto anche qualcos'altro. Un'ombra. Sì, esatto. Qualunque cosa sia la sta usando, avrà mentito anche alla ragazza. Su, sorella. Lo so, lei. Stupido affare! Cosa? Era tutto calcolato, ovvio. La Milano sta arrivando. Grazie, amico. Ok, muoviamoci, prima che i maniaci della fede ci scoprano. Dove dovrebbe attraccare la Milano? Sei ottimista, usi la parola attraccare. Senza la disponibilità dell'hangar dovremmo essere creativi. Ok, ma non spingerci troppo oltre. È esattamente quello che faremo. C'è un punto perfetto vicino allo scafo. Aspetta, cosa? Tranquillo, tutto sotto controllo. Va bene ragazzi, io direi per questa parte di gameplay ci possiamo anche salutare. Mi raccomando ragazzi, mettete un like, iscrivetevi al canale e soprattutto commentate. Va bene ragazzi, ci vediamo alla prossima. Bye bye.